scuola deve ritrovare il passo di un tempo. È stato il passaggio focale del congresso regionale della UIL Scuola. Congresso della UIL Scuola, segretario, un momento anche per la scuola. Ormai dicevamo sono anni che la scuola non riesce a trovare anche una riforma veramente seria e completa. Io per la verità non vorrei più parlare e sempre parlare di riforme, perché quando arrivano riforme si fanno guai. Io dico che bisogna ritornare agli antichi valori, al modello di scuola costituzionale, che è quella statale, che è quella che ha dato a questo paese una dignità, una identità, e ha dato a questo paese anche vantaggi sociali ed economici. Vuoi tornare a quei valori? Ovviamente devono aggiornarli al presente perché il mondo cambia, ma i valori di riferimento devono essere quelli. Il nostro modello è quello della Costituzione, che abbiamo riportato anche nel contratto, che è la comunità educante. È una comunità educante che serve per il futuro di questo paese. Certamente, come lei dice, siamo sempre al centro dell'attenzione. Mi auguro che questa volta non sia un'attenzione finalizzata a fare dei tagli, ma sia finalizzata a fare degli investimenti, perché un paese civile si misura dalla civiltà delle funzioni che svolge la scuola, che è una funzione necessaria, indispensabile per il futuro del paese. I giovani e il futuro stanno qui dentro. Ora, le forze politiche oggi abbiamo il governo gira, ci auguriamo che il governo abbia intenzioni positive, iniziando a trovare le risorse per investire sulla scuola pubblica e statale. Ecco, in questa regione, segretario, c'è il problema anche dello spopolamento, dei minori numeri a scuola, così forse come anche altri territori interni d'Italia. Il problema riguarda l'Italia, il problema demografico. Se un paese incomincia a morire proprio sulla demografia. Ora, sulla demografia non ci possiamo fare niente, ma dobbiamo però avere le scuole in ogni posto, come si è fatto tanti anni fa. La scuola dello Stato è un presidio dello Stato e lo faremo con quelli che ci stanno. Ovviamente il problema della demografia significa fare anche investimenti produttivi per questo paese.